Buongiorno a tutti. Oggi video su come ho fatto a perdere tutti i chili della gravidanza e quanto tempo ci ho messo. Allora, devo fare una precisazione. Io parto già svantaggiata perché soffro di una disfunzione della tiroide, che comunque mi sballa già tutti gli ormoni anche senza essere incinta. Quindi già parto svantaggiata. Allora, in 9 mesi ho preso la bellezza di 17/18 kg. Quando la ginecologa mi aveva detto, guarda, massimo 9. Io andavo a visita sempre col terrore perché lo sapevo che invece di aver preso 1 chilo ne avrei presi 2. E così è stato. E strillata, tutti i mesi strillata, perché non è che si tiene conto del fatto che io non, praticamente non ho la tiroide perché non funziona. No, lei è la ginecologa a prescindere, mi strillava. Per partito preso. Io aprivo la porta, buongiorno. Hai preso troppi chili. Vabbè. Detto ciò, io durante la gravidanza sono stata, vabbè, non è che sono stata al grammo precisa, però sono stata veramente molto attenta, più di quanto lo sono normalmente. Adesso ci stavo ancora più attenta e comunque prendevo 2 chili al mese. Non c'era proprio niente da fare. Detto ciò, col parto ho perso già 6 kg più o meno, quindi me ne rimanevano 11. Che tra gli 11 kg, il gonfiore che rimane comunque un po' dopo la gravidanza, mi sentivo uno schifo. Però comunque i primi 3 mesi non ho pensato all'alimentazione, ai chili, comunque mi sono goduta la bimba perché comunque sia. Com'è giusto che sia, la priorità ce l'hanno loro, sti cavoli di chili. Cioè, non sti cavoli nel senso che vi dovete strafogare, però nemmeno sta lì a perdere troppo tempo, anche perché con l'arrivo di un bimbo non è più il tempo materiale e l'attenzione che ci vuole comunque preparare determinati piatti. Cioè, comunque ti ritrovi a mangiare panini, tramezzini, junk food, chi più ne ha più ne metta. Quindi i primi mesi sono passati così, i primi 3 mesi. Poi ho detto, ho riacquistato comunque un po' di serenità con la bimba, ok? E ho cominciato a dedicare un po' più di attenzione anche all'alimentazione, sempre con la massima serenità possibile. Fatto sta che in 2 mesi ho perso, mi sembra, soltanto 2,5 kg, 3, non tanto. Però già comunque ero sulla buona strada. Dopo 5 mesi dal parto mi rimanevano appunto quindi da togliere sugli 8 kg. Diciamo, la svolta che c'è stata dopo 5 mesi dal parto è il fatto che ho ricominciato a lavorare. Ricominciando a lavorare, comunque stavo fuori casa 9, anche 10 ore al giorno. Comunque faccio un lavoro che mi porta a stare sempre in piedi, sempre in movimento. Vuoi o non vuoi, smaltisci molto di più rispetto allo stare in casa, che non che se uno sta a casa, per carità, non fa niente, ma te la prendi molto più comoda. Se ti vuoi sedere un attimo, ti siedi. Quindi, in linea pratica, quello che proprio mi ha aiutato a perdere peso è stato, ho ricominciato a bere tanto. Perché avevo smesso di bere. Io non riesco, come dicono tanti, no, ti devi solo abituare. Io bevo perché, tra virgolette, mi costringo, ma non ho iniziato a sentire quella necessità che dicono tutti. Quindi bere tanto, perché a volte è vero, anche se sembra di avere fame, in realtà si ha sete, perché se poi bevi passa. Quindi bere tanto. Appena finito di mangiare, lavatevi i denti perché sembra una cavolata, ma aiuta. Già solo il fatto di sentire il sapore del dentifricio ti leva il pensiero sul cibo. È come inviare al cervello un input che si è finito di mangiare. Dopodiché, facevo sempre, cioè faccio, facevo. Avevo riniziato a fare pasti completi. Quindi 25% di carboidrati,
50% di verdure e 25% di proteine, scegliendo sempre una proteina magra e cotta in maniera abbastanza salutare. E inizialmente i carboidrati avevo iniziato a pesarli, adesso mi sono un po' più riabituata, diciamo già ad occhio vedo più o meno quant'è e non peso più. Proteine non ho mai pesate, verdure non ho mai pesate, come vi ho detto comunque. Sempre fatto tutto in maniera abbastanza serena, senza essere troppo maniacale. Quello che mi aiutava tanto era mangiare la frutta sempre solo merenda e spuntino, così non dovevo stare lì troppo a pensare cosa mangio adesso, cosa non mangio. Merenda e spuntino, frutta e frutta secca, perfetto. Anche quelle creme spalmabili, io ci faccio colazione, buonissimo. Che prendo Zuccoro e sono adesso ho aperta quella di Anacardi 100% Anacardi, che è spettacolare, spettacolare sul pane tostato. Lasciamo stare, se non mi viene fame adesso me lo vado a fare. Se volete sapere più nello specifico, perché magari adesso non interessa a tutti quelli che stanno guardando questo video, perché magari pensavano che io parlassi un po' più di gravidanza, non so. Me lo scrivete nei commenti e io faccio un video apposito proprio sull'alimentazione. Ah, altro piccolo dettaglio. Io non ho mai fatto palestra, corsa, niente di niente, ma perché proprio io non sono portata, non perché sia sbagliato, per carità, eh. Cioè, se voi volete fare del movimento, ben venga, meglio. Ma io non sono proprio portata. E niente. Vi lascio adesso. Scrivete nei commenti se volete appunto più info sull'alimentazione, che vi faccio un video a parte. Certo, l'alimentazione che va bene per me non è detto che vada bene per voi, però in linea generale vi dico tutta la mia alimentazione. Ovviamente se avete problemi specifici non può andare bene per voi. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e grazie di aver guardato il video fino alla fine.